deve sapere, questo è da denuncia, perché Trenitalia da anni, nella nostra regione, che dipende anche dall'attivismo dell'associazione dei consumatori, quella più forte della nostra, in alcune regioni le associazioni hanno preteso il tavolo annuale come prevede l'articolo 2,461 della finanziaria del 2008 con l'associazione dei consumatori, per monitorare gli standard di qualità dei servizi, perché un conto che fai il monitoraggio con delle ditte che dai tu in appalto, vanno a vedere se è pulita la carrozza eccetera, è un conto che la fai con l'associazione dei consumatori. E la carta dei servizi di Trenitalia del 2017, quella attualmente in vigore, è stata fatta senza il coinvolgimento nostro, nonostante che nel contratto di servizio stipulato con la giunta Regione Marche era previsto l'articolo 2,461. Quindi come mai i dirigenti della regione che si occupano di questo settore, che hanno rapporti con il gestore, non hanno poi convocato le associazioni? Nella Regione Marche sono usciti degli articoli 20 giorni fa con dei politici che non so se hanno fatto interrogazioni per il disastro sui servizi di trasporto pubblico, ma uno dei motivi è questo, perché se c'è un associazionismo che funziona, che tu per legge la devi convocare in base alle leggi europee, allora questo è un meccanismo di estrema importanza, perché c'è un controllo qualificato di soggetti qualificati secondo le norme del codice del consumo. E questo è vicino alla sanità. Se lei va a vedere nella sanità le carte di servizi che ha la Surmarche, la vanno a vedere, alcune aree vaste non ce l'hanno. Ma se ce l'hanno comunque, non ci sono gli standard di qualità dei servizi, gli standard specifici, generici. Lei lo sa che io ho fatto uno studio, se vuole glielo mando, uno studio passato dei mesi, adesso che facciamo un progetto con la giunta Regione Marche, proprio su questo tema io mi sono impegnato seriamente per ricostruire le varie norme che esistono. E lo sforzo che ha fatto il governo a emanare le linee guida sulla carta dei servizi, sulle carte dei servizi di trasporto pubblico locale. Abbiamo una linea guida sul trasporto pubblico locale che è bellissima, e non l'abbiamo nessuno. Perché se tu non... Ma il bello della norma è che se tu non rispetti lo standard, la norma prevede un indennizzo all'utente, un risarcimento, un ristoro. Alcune leggi sono intervenute, la legge numero 1 del 2012. Il decreto legge poi convertito prevede proprio, chiarisce, le carte dei servizi, il contenuto essenziale sono l'indennizzo per l'utente, e qui la scommessa. Allora sapere che tu non applichi questa norma che esiste dal 1994, lei scusi che ruolo svolge in qualche provincia? Io sono avvocato di un comune, avvocatura civica di un comune, e la nostra regione, l'Emilia Romagna, ha da anni le carte dei servizi, noi abbiamo da anni le carte dei servizi, quindi io non, diciamo che da noi il problema forse è un po' meno sentito. Ma io la porto un esempio, la regione, ma voi avete anche una legge che regola la partecipazione dei cittadini nelle scelte democratiche, cosa che chiediamo alla regione che ancora non l'ha fatta, nonostante che Ceriscioli ha fatto la campagna. Non conosco la situazione della Regione Marche, per cui non riesco. Come utente di Trenitalia, come cittadino privato, posso dirle che ho visto che negli ultimi anni, negli ultimi tempi, le cose sono cambiate. Quindi sì, penso che questo sì. Però ho visto che c'è stato un miglioramento anche nell'indennizzo, cioè mentre un tempo bisognava richiedere l'indennizzo, adesso viene addirittura automaticamente. Penso che questo forse sia anche frutto di una partecipazione. Io le do un consiglio, se lei va a vedere sulla regione Campania le linee guida che ha dato sulla carta dei servizi sociali, che il sociale è un settore di primaria importanza, vedete voi a dirlo. Noi l'abbiamo come Emilia Romagna da anni, quindi. Voi l'avete dato, certo. Ma l'avete voi chi? Lei parla del comune, della regione? Chi? La regione ha dato, la regione e tutti i comuni. Perché il codice del consumo dice che queste norme devono essere garantite dallo Stato e dalle regioni. Voi, la regione Romagna, si è resa consapevole di questo obbligo e si è attivata su tutti i territori, i comuni, per far rispettare queste norme. La Regione Marche non ha fatto nulla. I comuni sulle carte dei servizi sociali a 328 del 2000, e poi c'è ritornata l'ANAC adesso con la delibera 32 del 2015, quando dai appalto servizi alle cooperative esterne. Purtroppo c'è una carenza spesa, gravissima. Non conosco la situazione della Regione Marche, purtroppo, quindi non riesco a darle. Devo dire, noi forse siamo privilegiati come regione, perché io un sistema informativo, sono un ex funzionario della provincia, e un sistema informativo socioassistenziale della regione Emilia Romagna risale a 25 anni fa, per cui
diciamo abbiamo vissuto in maniera diversa, in Toscana, che più o meno hanno la, ma guardi, per più forse Emilia Romagna e Toscana, che Veneto, perché hanno un approccio nei confronti della sanità sociale un po' diverso, tant'è che la, sì, noi abbiamo la cultura insomma delle, della partecipazione, delle cooperativi, dell'associazionismo stesso, insomma, che sicuramente è importante come eredità. Giornata della trasparenza, Comune di Ancona, capoluogo di regione, 4 marzo 2016, Aso Marche Regione, facciamo scrivere sulla stampa che c'è questa giornata, invitando i cittadini, e purtroppo non va nessuno, non va neanche il consigliere comunale, perché forse non ha il gettone, qualcuno dice, questo è assurdo. Abbiamo delle norme importanti che prevedono il coinvolgimento della società civile, il controllo diffuso della società civile. Ma lei pensa che i comuni, scusi, dico questo, vorrei fare interventi ma qui c'è da parlare delle ore, ogni anno gli enti pubblici locali devono aggiornare il piano anticorruzione, lo devono fare con le consultazioni pubbliche, come fai con la provincia di Pesaro, ce l'ha già attivata. Ma tu con che coraggio chiedi la consultazione pubblica chiedendo consigli e suggerimenti ai cittadini se non fai nessuna attività di sensibilizzazione, formazione, accompagnamento come raccomanda l'ANAC? Questa mi sembra una giornata però dove sì, questa molto, sì, molto questa importante, sì, molto interessante, anche il Comune di Pesaro, questa è favolosa, il Comune di Pesaro non ha fatto mai la giornata della trasparenza, il Comune di Pesaro, Ricci, Matteo Ricci è il sindaco, lo dico io, ci abbiamo un patto firmato con loro per dire, a molti comuni, molte pubbliche amministrazioni non hanno fatto mai neanche una giornata della trasparenza. Poi la delibera civica, la numero 105 del 2010, lei conoscerà, prevedeva già all'epoca le raccomandazioni di fare convegni, dibattiti durante l'anno. Allora la trasparenza se ne parla, ma bisogna parlare, osservanza delle norme sulla trasparenza, osservanza delle delibere della civica dell'anno sulla trasparenza, che è diverso. Guardi, lo vedremo dopo. Anche l'ANAC e la stessa circolare Madia danno delle indicazioni, però è il banco di prova perché il 97 poi è applicato da quest'anno, quindi bisogna vedere che ci sono delle difficoltà operative, anche questa stratificazione di norme a volte può creare confusione. Sì, io devo dire come funzionario, però capisco perfettamente il discorso che fa il responsabile della trasparenza, il dottor Bacchiarotti, per cui le province in questo momento stanno vivendo un momento molto difficile. Giusto, molto difficile, le carte di servizio esistono da 23 anni, sì. L'avvocato Italo D'Angelo ha contrastato il dottor Bitonto, famosissimo, in una seduta del Consiglio Comunale del 2 maggio 2017 che la invito a leggere, è perché le province ora non hanno più servizio, ma quando ce l'avevano queste carte di servizio, come c'era la provincia di Pisa, la provincia di Reggio Emilia, di Parma, che ho visto, ce l'aveva, adesso è facile dire, non abbiamo più competenze, abbiamo ma prima, e poi c'è un proverbio latino, cioè, la voce di incomodo che risolve le questioni, pure il cittadino non ha finito le risorse, prende la multa e la deve pagare. Con l'autovelox, io domani sono a Filotrano, il Comune ha fatto 186.000 multe con l'autovelox e i pretori hanno dato torto ai ricorsi, hanno condannato il Comune a non dare le sanzioni, il prefetto, per chi ha ricorso al prefetto, ha risposto con non dare le sanzioni, il Comune continua a fare ricorso al TAR, fa ricorso alla Corte d'Appello per persistere, cittadini che sono stati distrutti da un autovelox, allora il cittadino deve pagare. E la pubblica amministrazione trova sempre qualcosa per giustificare anche il problema. Comunque io le garantisco, io scriverò alla commissione di disciplina, perché piace questo meccanismo, c'è una commissione di disciplina, c'è sì, un codice disciplinare. C'è la norma disciplina sì. Riguarda le violazioni del sì, allora il DPCM lei lo va a vedere. Queste sono diciamo violazioni sulla trasparenza che possono. Io parlo delle carte di servizio. Sì, io non mi occupo di carte di servizio, in particolare mi occupo di accesso, mi occupo di. Per curiosità sua, lei vada a leggere il DPCM 29 gennaio 1994, l'articolo 3 dice che l'inosservanza di questa direttiva comporta sanzioni disciplinari amministrative nei confronti dei dirigenti generali, bla bla bla. Allora se io scrivo oggi a un ente che non ha le carte dei servizi, che ha violato quella direttiva, e scrivo alla commissione di disciplina dicendo applica le sanzioni, lei che cosa ne pensa riguardo? Verrà la commissione di disciplina se rientra nelle violazioni di competenza. Però deve comunque attivare l'istruttoria. Sì, cioè dovrà valutare a meno che risponda. Non risponda, che lei fa, sia ammissibile, ricevibile. Grazie, ha ragione.